No, io stai al bagno. No, no, no. Stai al bagno, stai a studiare, stai a studiare. E quando vai al bagno studi, porti il giornale. Ecco. A lui studi così. Vabbè, diciamo un'altra due cazzate, dopo siamo a collegare. Che è ora? Vabbè. Penso pure gli altri, perché insomma qui. Siamo a fare i sogni. No, erotici però, eh. Allora, stavo due ubriaconi che abitano nello stesso palazzo, uno abita allo secondo piano e uno abita allo terzo piano. Tutte le sere vado a fare le passatelle insieme. Una sera vado a bere la birra, gli ho bare come tutte le sere, arrivo. Chi lo va allo secondo piano alla casa e chi lo va allo terzo. Chi lo che abita allo secondo piano appena entra. Appena apre la porta, teneva lo specchio alla casa, appena apre la porta. Entra, ubriaco torto. Se vede l'immagine allo specchio, fa Dio, e qui c'è un ladro in casa mia. Chiama figlio insieme e si fa, Mario, vieni giù perché qui c'è un ladro in casa mia. Se risponde figlio insieme, non ti preoccupare, vengo io col martello, ci vediamo tutti e due. Calachiglia è un ubriaco più di chiliano, una mina a costine. Entra alla porta, se vede l'immagine agli specchi, oh! Ma qua ci stanno due i ladri. Chi chiamiamo, mo? Eh? Giovanni? Mario? Si affacciano agli balconi, ci stiamo agli carabinieri sotto. Li chiamo, maresciallo! Siamo due ladri qua sopra, vieni a aiutarci. A secca io maresciallo con la pistola, gli entra alla porta, si vede la stessa immagine agli specchi, ci fa, oh, ma che mi siete chiamata? Mi stanno con la categlio mio! Che ne volete sentire, come ne vado? Ah, di là vado? C'era una signora, era brutta come la fama, era talmente brutta fra che ci ho dato il premio Nobel. Ma era brutta davvero, eh. Teneva gli occhiali così, gli inghi così. Era, quando si girava arrivano trigheco, pareva. Va in vacanza con il nipote. Voglio mare, arrivano dagli mare, mangiano, se va a dormire, buonanotte amore di zia, buonanotte zia. Se va a dormire la notte. Aglio nipote ci scappa di aglio bagno, ma aglio bagno passa dinanzi la camera della zia. La zia stava tutta nuda, dinanzi allo specchio gli faceva così. Voglio un uomo, voglio un uomo, voglio un uomo. E un maccio se va a dormire, il giorno appresso arrivavo aglio mare. Arrivevo, arremagnano, si arrivava a dormire. Il maccio si scappa di aglio bagno, arriva aglio bagno, passa dinanzi la camera della zia, oh, la zia stava con nome. Io dice, furei, allora va alla camera purisso, si mette davanti lo specchio, si spoglia tutto nudo e si comincia a fare, voglio il motorino, voglio il motorino. Che ne dico un'altra? Ci allargiamo troppo. Stavo tu contadini, i contadini di solito tutta la settimana fino al sabato vanno vestiti da contadini, la domenica si vestono bene. Ah, vestono due contadini, uno vestito bene con la cravatta, la giacca, eh? E stava camminando marciapiede. Mentre esso camminava così, dall'altra parte veniva un altro contadino, tutto struppio, di graffi alle mani, alla fronte, scapigliato, ci usciva il sangue dal naso. Che io tutto vestito bene, vede tutto conciato così, ci fa, oh, non ti sito. Sono venuto a seppellire la suocera mia. E perché stai rimonciata così? E la palazza ne accide mica voleva, eh! Grazie, buonasera a tutti! Spero che vi ho strappato qualche risata. Vi ho strappato qualche risata? Grazie, grazie.